I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Spero abbiate trascorso una bellissima estate. Chissà quante feste, quante grigliate avete fatto nei vostri giardini. Beh, il giardino sarà proprio oggetto della puntata di oggi e con il nostro esperto che verrà a trovarci cercheremo di capire in che modo assicurarlo al meglio, cosa che non è per nulla scontata, come vedremo fra un attimo. Scheda e partiamo. Per allestire i nostri giardini con belle piante e comodi mobili e renderli così delle vere e proprie oasi in grado di fornirci un po' di relax, investiamo molto tempo e denaro. Spesso, tuttavia, questi luoghi rigeneranti, che possono anche comprendere una piscina, non sono assicurati in maniera sufficiente. Chi crede infatti che l'assicurazione stabili includa automaticamente la zona intorno alla propria casa e tutto ciò che è stato acquistato per l'allestimento del giardino, si sbaglia. In che modo, dunque, possiamo tutelarci? La parola all'esperto. L'esperto che è venuto a trovarci è Christian Fini, consulente alla clientela Helvetia Lugano. Con Christian siamo ex colleghi, possiamo quindi darci del tu. Come stai? Bene, spero anche te. Assolutamente sì, molto bene. Christian, ripristinare un giardino e la zona circostante può comportare l'esborso di ingenti somme di denaro. Nella maggior parte dei cantoni l'assicurazione stabili, ne avevamo accennato, è obbligatoria. In Ticino come stanno le cose, lo ricordiamo, e cosa comprende, a questo punto ti chiedo, questa assicurazione? L'assicurazione stabile di norma copre l'edificio e quindi, per fare un esempio, le quattro mura coperte da un tetto sono un esempio, ad esempio le case unifamiliari o le abitazioni, e anche gli impianti collegati ad esse che servono al loro funzionamento, ad esempio i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici. E abbiamo come coperture le coperture da incendio, da furto, da eventi naturali, appunto, e liquidi e gas. Senti, veniamo all'argomento della puntata, il giardino e l'arredo per esterno. In che modo è possibile assicurarli? Allora, per quello che riguarda i mobili da giardino e l'attrezzatura da giardinaggio, sono coperti dall'assicurazione mobilia domestica contro il furto, contro gli eventi naturali e anche contro l'incendio. Per quello che riguarda invece dei danni un po' più, che possono essere più ingenti, diciamo, legati magari a dei temporali burrascosi con delle raffiche che superano anche i 75 km orari, è senz'altro importante stipulare un'assicurazione ambiente esterno allo stabile per appunto questi danni da eventi naturali, ad esempio per le coperture delle piscine o ad esempio per le serre. Fra un attimo parleremo anche di piscina naturalmente, ma volevo ancora chiederti per quanto riguarda il garage invece, la zona insomma antistante, ecco, cosa prevede l'assicurazione? Allora, i garage e i parcheggi sotterranei fanno parte dell'assicurazione stabili, sono coperti dall'assicurazione stabili. Gli oggetti all'interno, o ad esempio le biciclette, sono coperte dall'assicurazione mobilia domestica. Se vi sono delle eventuali appunto motociclette o autoveicoli, è sufficiente l'assicurazione veicoli a motore. Senti, immagino appunto, lo stavamo accennando prima, che la situazione cambia se si allestisce all'interno del giardino, si costruisce una piscina, no? Ecco, in questo caso specifico immagino che si parla di assicurazioni complementari. Come stanno le cose? Sì, bisogna poi scindere perché sono due assicurazioni differenti, nel senso che per le piscine non interrate e le vasche idromassaggio, sì, entra in gioco anche qua l'assicurazione mobilia domestica. Okay. Bisogna fare anche attenzione che la somma assicurata sia sufficiente anche per coprire questi acquisti, se sono stati anche fatti di recente. Mentre per quello che riguarda le piscine interrate, le piscine quindi che non sono fuori, insomma, quelle costruite sul assolutamente, bisognerebbe stipulare un'assicurazione ambiente esterno allo stabile. Ok, senti, in caso malauguratamente dovesse succedere qualcosa, come si interviene? Che cosa bisogna fare? In caso di sinistro? Esattamente. Allora, di solito siamo noi clienti che chiediamo un risarcimento, sì, quindi alla compagnia assicurativa, quindi è importante intervenire per tempo e quindi segnalare per tempo il sinistro e se possibile anche
tenere e quindi poter anche mostrare le ricevute delle spese sostenute. Non da ultimo anche è importante in caso di sinistro talvolta prevenire, nel senso mettere magari in sicurezza determinate zone per evitare che il danno poi diventi ancora più ingente. Siamo proprio in conclusione, il mantenimento e la cura del giardino, insomma, è costoso. In ultima analisi, qual è il tuo consiglio, il consiglio dell'esperto? Allora, un consiglio che mi sento di dare, soprattutto visto che abbiamo parlato prima anche di tempeste o raffiche, quando avvengono dei casi del genere è importante ritrarre le tende da sole, perché l'assicurazione in caso contrario può anche limitare la prestazione di intervento in caso di risarcimento. Mi sento anche di dire a chi ci segue da casa in generale che se hanno dei dubbi, se ci sono delle persone che hanno dei dubbi sulle proprie coperture assicurative, è bene guardarle insieme ad un esperto per poterle appunto guardare e andare nel dettaglio. Grazie mille Cristian Fini per essere stato nostro ospite. Per altri dubbi c'è anche la nostra mail, ivostrisoldi@teleticino.ch. Per questa sera ci fermiamo qui. Vi ricordo che settimana prossima parliamo di mercati e di come comportarci, insomma, in questo periodo di incertezza e anche di opportunità. Intanto io vi auguro una buonissima continuazione di serata. Grazie, arrivederci. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.